Allora ragazzi, buongiorno. Oggi siamo con Roberto, un collezionista Porsche, grandissimo conoscitore del marchio da anni e anni. Anche lui gentleman driver, corre da una vita. Ci dirà qualcosa di più di questa GT3 Cup 991. Allora Roberto, eccoci qua. Eccoci. Allora, macchina strepitosa Roberto, è veramente una cosa La macchina è una di quelle che ha impressionante. fatto il campionato Porsche con il team Dynamic di Reggio Emilia. Io l'ho presa nel dicembre del 19, permutando, dando indietro un 997 GT3 stradale, quindi conguagliando la differenza, che era in termini abbastanza ragionevoli, ho preso questa perché in precedenza avevo corso con un 996 GT3 Cup, con il quale ho avuto diverse soddisfazioni. E sono tanti anni che corro con le Porsche, mi sono sempre piaciute. La prima Porsche l'ho avuta nel 1970 ed è stata un 914 4, quella con 80 cavalli della Volkswagen Porsche praticamente. La prima vera Porsche dopo il 914 è stato un 911 2002 che ho avuto per un paio d'anni, 3 anni forse. Le prime Le prime competizioni. competizioni in effetti sono iniziate un po' in ritardo perché già avevo 34 anni, perché inizialmente mio padre non è che fosse entusiasta che io, anche se questa passione io me la portavo già da tanti anni dentro e avrei voluto, se avessi potuto, chiaramente iniziare a correre all'età di 18-19 anni. Certo. Invece mi sono dovuto rendere prima indipendente e poi cominciare a pagarmi tutto da solo, insomma. E ho iniziato nell'83 con una Ritmo Abarth 125 Sì. in una serie di competizioni a Vallelunga, che era il trofeo Vallelunga di quegli anni, e a fine stagione arrivai secondo nella classe 2000. Ho partecipato a tantissime gare in salita. Quest'anno sono giusto 40 anni che ho la licenza. Complimenti. Quante gare hai fatto su per giù, Roberto? Guarda, io di gare non so il numero esatto, perché io ho corso con la Ritmo, con la Sierra Cosworth, poi ho corso con un Alfa 75 Gruppo A e ho corso tantissimo con Carrera Porsche 27. Ho corso con il 964 RS, ho corso con questa qui, il 996 GT3, Che sta lì dietro che poi e vedremo. poi pochissime gare con questa, perché poi c'è stato il Covid, c'è stato eccetera. Però io credo che in tutta la mia carriera, tenendomi proprio dentro limiti prudenziali per non sparare la Cifre. cosa, cifre, io credo di avere fra le 250 e le 300 gare sulle spalle. Eccezionale. Gare vere, Gare gare vere, faticose, gare dove hai fatto tutto da solo. dove ho vinto anche senza nemmeno che lo sapessi, ma chiamato l'AXAI perché ha vinto il trofeo italiano velocità montagna, Senza perché sapere. sì, senza saperlo, perché io non ho mai seguito le classifiche, eccetera, e sono stato premiato alla sede centrale dell'ACI a Roma, lì a Via Sì, Solferino, via e l'anno Solferino. successivo all'autodromo di Monza, perché vinsi la classe del 4000, sempre nella velocità in salita. La più Non... grande La soddisfazione con una Porsche in gara. più grande soddisfazione della Porsche in gara è stato sicuramente nel mese di novembre del 2000 sull'autodromo di Maggione, dove con il 964 RS, nonostante ci fossero delle macchine anche più performanti della mia, io riuscii a fare il miglior giro sul bagnato, il Fantastico. miglior tempo. Anche perché sull'acqua, tutto sommato, mi ci sono sempre trovato a guidare. Sì, Ti mi riesce riesce a facile, diciamo. guidare, a sfiorare il volante con le dita per avere la massima sensibilità della macchina sotto. Poi la Porsche è una macchina particolare, una macchina che non si guida con tanto il volante quanto con, scusate l'espressione, con il Dillo, sedere. dillo, tranquillo. Con il sedere, insomma, per essere cose. Bisogna accompagnarla e bisogna farla scivolare al punto giusto, mettere le ruote dritte e uscire in accelerazione senza sacrificare minimamente la macchina per cercare di ridurre al minimo
di rallentamento dovuto certo. a... Cioè nel senso farla far, proprio uscire, farla uscire, scivolare, cioè, diciamo, farla scivolare ma con leggerezza, non, sì, aggressivo. Non in maniera aggressiva, perché sarebbe soltanto una grande perdita di tempo, esatto. Insomma. Ragazzi, tutto carbonio, sportello in carbonio completamente, roll bar in una gabbia assurda, pazzesco il sedile da gara con guscio in carbonio, ragazzi, veramente vederla dal vivo è qualcosa di scioccante. 991 911 991 GT3 K. Mai avrei pensato salire su una macchina così. Un sogno, salire su una Porsche da competizione è veramente qualcosa di emozionante, no? Un volante che è piccolissimo, è tutto in carbonio, paddle, schermetto elettronico, LED per cambio, per il cambio delle marce, la console per l'accensione, la pompa, tutto chiaramente Bosch, abbiamo le luci, l'ignition, fantastico. Freni frontali 380x32 mm a 6 pistoncini. Per quanto riguarda la parte posteriore, abbiamo un 380x30 mm a 4 pistoni. Solo 1175 kg per questo gioiello, una libellula. La GT3 stradale chiaramente addirittura anche più cavalli, ma questa compensa chiaramente col meno peso. È veramente cattiva, ragazzi. Questa praticamente è un 3008. Sì, questo è un 3008, successivamente è stato fatto il 4000. Non viene prodotto a Stoccarda come tutte le altre Porsche, ma viene prodotto a Weissach, che sì. È il reparto corse della Porsche. Dove arriva la scocca e tutto il resto della macchina è montato a mano. In effetti non ci sono catene di montaggio, ci sono un certo numero di tecnici, di meccanici che girano intorno alla scocca e l'assemblano, e quindi praticamente il motore dei 4000 è sigillato, anche questo era sigillato a suo tempo, quindi il 4000 mi sembra che sia sigillato per una durata di 100 ore prima di intervenire e 50 ore sul cambio, e quindi poi bisogna rimandarlo in Porsche per la revisione. Questo certo. Qualora uno facesse un campionato Porsche, che deve rispettare, per uno che come me che non fa un campionato Porsche e fa delle gare in salita o delle gare in pista, basta che la porti a un'officina Porsche certo. E fai, come, fai, diciamo, quasi come una Porsche normale. Sì, ma in effetti se consideriamo che la Porsche stradale GT3 c'ha forse pure più cavalli di questa, sì, sicuramente c'ha più cavalli, sì. Questa è avvantaggiata soltanto dal peso, insomma, totalmente certo. Spogliata. Allora adesso vediamo l'accensione, quindi la procedura d'accensione della GT3K. Allora, una volta inserito l'interruttore esterno dello staccabatteria, passiamo alla parte interna dell'auto. Se tu vuoi passare dall'altra sì, parte, sì. Vedi. Allora, questo qui con la protezione in rosso è l'interruttore generale, sarebbe il secondo staccabatteria. Mettendo questo così, inserisco la corrente e aspetto il tempo che il computer faccia il suo, si azzeri praticamente. Accendo le due pompe mandando su questi due interruttori e premo il tasto iniezione, lo abbasso. Una volta che mi sono accertato che ci sia la N che mi dice neutro praticamente, sì. Posso premere il tasto di accensione, che è questo qui sulla sinistra dove c'è scritto Start Engine. Vai.
Ma questa sul volante, vabbè, c'hai i tergicristalli. Tergicristallo, i fari alti, allarme, il display, la radio per comunicare box, marche non me lo ricordo, la marcia indietro e la velocità di 60 km orari per repeat. Sì. Startup. Grazie Roberto. Niente, grazie a voi per l'intervista, per il tempo che avete dedicato e soprattutto perché siete appassionati di Porsche anche voi. E questa è una bella cosa, poter parlare sempre con una persona che ha questa passione nel sangue. Allora, siamo di ritorno da questa giornata dove abbiamo visto la 991 GT3 Cup versione del 2013, dove venne introdotto il cambio al volante paddle shift per la prima volta nel campionato monomarca Porsche. Motore 3008 da 460 cavalli, 10 in più della 997 GT3 Cup, telaio in leghe d'alluminio per alleggerirla, 1175 kg come abbiamo detto nel video, e per aumentarne la rigidità torsionale. L'introduzione per quell'anno del sedile recaro con guscio in carbonio, che dal vivo è una cosa di una bellezza strepitosa, e soprattutto la possibilità di estrarre il pilota in caso di emergenza dal tettuccio. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!